Siamo una famiglia vegana con uno stile di vita semplice e il più possibile sostenibile. Con due bambini piccoli in casa, la routine per noi è fondamentale. Le nostre mattinate si svolgono quasi tutte nella stessa maniera. Questo dà modo ai bambini di sentirsi tranquilli e rassicurati perché già conoscono quale sarà il susseguirsi degli avvenimenti durante la loro mattina. Non mandando i bambini a scuola e avendo la fortuna di avere un lavoro che permette a mio marito di non dover uscire eccessivamente presto, le nostre mattine si svolgono in maniera abbastanza tranquilla. Oddio, anche perché i bambini ci buttano giù dal letto sempre all'alba. Bentornati sul mio canale e se è la prima volta che passate di qui, benvenuti. Io sono Sara e parlo di maternità naturale, vita sostenibile e cucina vegetale, qui dalla mia isola nell'oceano. Se questi sono gli argomenti che ti interessano, io ti consiglio di iscriverti al canale. In questo modo non perderai nessuno dei miei prossimi video. Ti basta cliccare sul bottone iscriviti e sulla campanella. Sono due gesti che a te non costano nulla, ma aiutano tanto il mio canale a crescere e sostengono il mio lavoro, quindi ti ringrazio. Ma adesso entriamo nel vivo del video. Ti porto con noi nella nostra routine mattutina. Poi mi raccomando, dimmi nei commenti se è simile alla tua o se effettivamente noi, in quanto famiglia vegana, siamo poi così strani e diversi dalla norma. Buongiorno. Raramente puntiamo la sveglia. Solitamente sono i bambini a svegliarci e questo succede tra le 6:30 e le 7 del mattino. A questo punto c'è un lungo momento coccole, sia con il grande che con la piccolina. E se poi me ne danno la possibilità, io rimango a letto ancora una mezz'oretta a guardare il telefono. So che non è la migliore delle abitudini farlo di primo mattino, ma è uno dei pochi momenti tranquilli che ho durante la giornata. Intanto i bambini sono già in soggiorno a richiedere il loro bicchiere di latte d'avena. È ormai un'abitudine di entrambi i bimbi a cui non rinunciano proprio mai. C'è stato un periodo in cui lo autoproducevo. Poi devo dire che ho un po' perso questa abitudine, ma mi piacerebbe tanto ricominciare. Tu fai qualche latte vegetale in casa? Dimmelo nei commenti. Una volta finito il latte, i bambini vanno in camera. Giocano con il padre, fanno un disegno, fanno delle costruzioni. Ovviamente questo cambia di mattina in mattina. Oggi si sono intrattenuti molto con la lavagna magica, che è stata un regalo dell'ultimo Natale, se non sbaglio, ed è stato un successo. Poi un rituale di tutte le mattine è quello di aggiornare il nostro calendario perpetuo. È un modo molto carino per aiutare i bimbi a capire il senso del tempo, del passaggio dei giorni, delle settimane e anche del cambio delle stagioni. A questo punto, sempre mentre i bambini sono col papà, io mi posso preparare per la giornata. Sciolgo finalmente la mia acconciatura notturna, che è il mio modo semplice per avere dei capelli decenti, pur non avendo tempo di occuparmene. Qui faccio l'unica cosa relativa al trucco nella mia routine, e cioè disegnare le sopracciglia. Qualcuno fa uno snack prima di colazione e quando c'è abbastanza luce fuori, i bambini si preparano per portare fuori i cani, sempre insieme al papà. I nostri due cani hanno bisogno di passeggiare, ovviamente tutte le mattine. Quindi questo è uno dei nostri rituali. Aiutiamo i bimbi a vestirsi, anche se chiaramente sono sempre più autonomi. Per esempio Galatea ama mettersi la giacca da sola. Se non conoscevi questo metodo, ti consiglio assolutamente di provarlo. Appena i bambini sono in grado di stare in piedi in maniera stabile, possono mettersi una giacca o una felpa aperta da soli con questo metodo Flip. Basta appoggiarla per terra di fronte a loro. Ora che tutti sono pronti, è il momento di salutarci. Escono per la passeggiata, non prima ovviamente di avermi consegnato le ciotole per la pappa dei cani, un altro dei compiti preferiti da Galatea.
nemmeno il tempo di rientrare in casa e c'è subito qualcun altro che mi aspetta con impazienza. Ora mi occupo dei gatti, gli do da mangiare, sistemo le sabbiette. Ora di nuovo un piccolo momento per me. Io non faccio sempre la doccia al mattino, dipende molto da come è andata la serata. Una cosa che però non cambia mai è l'utilizzo dei miei saponi e shampoo solidi. Un altro prodotto solido fantastico che sto usando è il deodorante. Ormai devo dire che ho convertito quasi tutti i prodotti da bagno. A questo punto è il tempo di qualche faccenda domestica, come caricare la lavatrice o svuotare la lavastoviglie. Anche qui utilizzo i miei detersivi ecologici. E ora preparo la colazione. Solitamente uso un calendario per il meal planning in modo da variare le colazioni durante la settimana. Questa mattina ci sono i pancake e sono sicura che i bambini ne saranno felici. Preparo anche l'acqua per il tè con il mio bollitore elettrico. Se vuoi la ricetta per questi pancake, l'ho pubblicata qualche tempo fa sul mio profilo Instagram. Sono ovviamente vegani, senza zucchero e si preparano senza la bilancia. Adesso è tempo anche di preparare la pappa per i cani. Al mattino solitamente gli preparo dell'avena con un frutto, molto spesso una mela. Ed è sempre la mia piccola aiutante che si occupa di portargli le ciotole. Adesso preparo i piatti per la colazione di tutti quanti, assemblando i pancake con della marmellata, del burro di arachidi e sempre un pochino di frutta che non manca mai nella nostra colazione. Non dirmi che tu usi la rotella per la pizza solo per tagliare la pizza. È troppo comoda per tagliare le porzioni dei bambini. Un goccio di latte d'avena nel mio tè e siamo tutti pronti per fare colazione. È un pasto che fortunatamente riusciamo a fare tutti insieme. Quindi è anche un momento in cui si chiacchiera, ci si racconta magari com'è andata la passeggiata o se ci sono delle cose particolari che vogliamo fare durante la giornata. Dopodiché ancora 5-10 minuti di gioco con il papà prima che vada a lavorare. E momento molto importante, quello del lavaggio dei denti. Non sempre è così tranquillo come è venuto in questo video, ma oggi sembra che siamo stati particolarmente fortunati. Un altro rituale del mattino sono 10 gocce di olio di CBD per cominciare bene la giornata con calma e serenità. Ora il momento dei saluti, non sempre facile. E si può dire che la mia mattina effettivamente cominci qui. Da adesso sono sola con i bambini. E la prima cosa che facciamo solitamente è rimettere un pochino in ordine. Se c'è bisogno svuotiamo la lavastoviglie e i bambini sono solitamente felici di aiutarmi. Chissà quanto durerà questa fase e quando invece arriverà il momento del no no mamma, io non lo voglio fare. Per ora di sicuro io non mi lamento. Anche per le pulizie di casa ho da tempo sostituito i miei prodotti tradizionali con prodotti più sostenibili. Mi trovo molto bene ultimamente con queste spazzole in setole naturali e legno per pulire piatti e posate. Tutto quello che non va in lavastoviglie. E mentre i bambini giocano, si rincorrono, fanno delle attività in autonomia in camera loro o in giardino, io dedico un altro momento al telefono,
guardo cosa succede nei social media, se sono arrivate delle email a cui rispondere e magari mi distraggo anche un po', anche perché questo momento di solitudine non dura mai tantissimo e vengo subito richiamata all'ordine. A questo punto possiamo cominciare la nostra routine di homeschooling. Andiamo a scegliere dei libri, prendiamo i nostri esercizi e i materiali che intendo usare durante la giornata. E alle 9:30 comincia la seconda routine. Il principe Ranocchio. Era una fosa sera d'estate e la principessa se ne stava all'ombra degli alberi, accanto a un profondo laghetto azzurro. Io per oggi mi fermo qui, ma dimmi nei commenti se ti interessa vedere anche quest'altra parte della nostra mattina, e cioè la nostra routine di homeschooling, con una bambina di quasi 2 anni e un bambino di 4. Io spero che questo video ti sia piaciuto, se è così fammelo sapere con un like. Ti invito a seguirci anche su Instagram, dove condivido tanto della nostra quotidianità, tips e ricette. Mentre qui su YouTube ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!